Il premier libico Al-Thani, agite o ISIS arriverà in Italia. Di Battista, inutile l'intervento militare. Su Wikipedia c'è scritto che sono già a Firenze. Pecora, 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 un giorno da pecora questa me. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti. Se io ti dicessi... Che cosa? Che oggi è martedì 17 febbraio. Io non avrei nessun motivo per non crederti, cioè oggettivamente. Quindi non... tu mi credi? No, non penso che tu possa... Sì. Vabbè, oggi è martedì 17 febbraio, sono 1188 giorni senza Berlusconi al governo e mancano 829 giorni alla fine dei 1000 giorni di Matteo. Sei rimasto l'unico dal mondo a contarli, ma non ne frega più neanche a Matteo. Ieri puntata epica con Simone Baldelli, vicepresidente della Camera, si è sottoposto all'esame di imitazione da Carlo Conti, che ha detto che forse lo prende al prossimo Festival di Sanremo, poi lode al campionato di Maurizio Gasparri, il barbiere di Mattarella, c'è stato dibattito con quello di Palermo, chi ha sbagliato o meno, insomma potete riascoltare tutta la puntata sul nostro sito ungiornodapecora.rai.it, lì c'è il podcast ogni mese, ci sono 4 milioni di click che vengono scaricati da questo podcast, è una cosa eccezionale nella storia di Radio 2. Ma è strano che ci sia ancora dei podcast, perché io ieri non ho fatto... Non ho scaricato niente, vedi? Come mai? Perché c'è un altro allora che... Siamo in due, può essere, due, può due milioni io e due milioni lui. Ma chi c'è oggi, anziano Savelli? Chi c'è oggi? Chi c'è? Oggi non ti può sbagliare la mia politica preferita. Mara Carfagna con noi. Dopo so che questo non è lo studio più adatto per fare determinate riflessioni, però siccome in questo studio si alternano spesso i cantori della Costituzione, della sacralità, dei principi stabiliti dalla Costituzione, chiedo che sia rispettata la mia opinione. Mara, basta, è chiaro, no, si fermi. Cosa voleva fare? Filibustering? Cos'era? Seduto a fiume? Opposizione. E non lo so, vabbè, insomma, non so cosa abbiamo fatto la signora Mara, vabbè, insomma. E chi c'è? No, io niente. Ma chi c'è se non c'è la signora Mara? Io non ho fatto niente. Chi c'è se non c'è la signora Mara? Chi c'è? Te la presento io, ed ecco a voi... Dado, dado, dadone, dado, dado, dado. Fabiana Dadone, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Signora Dadone, buongiorno. Buongiorno a voi. Capogruppo. Lei è il presidente del presidente, gruppo. Sì. Ormai siete rimasti in quanti? 91. 91, cioè lei è il presidente. Siamo già abbastanza, ancora 91. Senti, ma perché ti sei vestita così d'anarchia, con questo fiocco nero? Detto onestamente, fosse Bakunin. Dopo una settimana in cui non ho dormito, ho preso la prima cosa che trovavo nell'armadio, quindi... Ma chi ha fatto così com'è? Queste notti? Perché non dormivi? Perché non dormivo, perché c'è stata la seduta a fiume sulla riforma costituzionale. Perché sull'Aventino c'erano delle feste... Ma che Aventino? Io ho condotto un dialogo col Partito Democratico Partissimo. Dialogo? Un dialogo. Eravate in due, quindi... Molto scongelata, ma il dialogo quando era? Quando volavate continuo. Serva? O quando... No. Quando era il dialogo esattamente? In che momento? No, il dialogo c'è stato ed è stato, a parte scherzi, veramente lungo. E anche con chi dialogate del PD? Con il presidente Speranza, anche col ministro Boschi c'è stata la possibilità di dialogare. Scusi, ma è vero questa cosa che allora c'era bisogna votare le riforme della Costituzione, no? Si voleva prendere un po' più tempo, si è deciso di fare la seduta a fiume e Speranza le ha detto... Fate casino, così si sospende la seduta e trattiamo. È vero che è successo questo? Praticamente. Praticamente sì. Praticamente nel senso. Apriamo Parlamento come una scatola di tonno. Ma la nostra è già una scatola di vetro, cioè in troppa trasparenza. Il presidente Speranza in un dialogo sul... Fermiamoci ancora, sediamoci a parlare. Mi ha detto: tempo non ce n'è, ormai bisogna andare avanti. Vogliamo fare 3 articoli. Tra i quali c'era la procedura legislativa, quindi non proprio un articolo inutile. E mi ha detto: vabbè, ma se volete sedervi a parlare, non so cosa dirti, fagli far casino che la seduta si sospende. Quindi io ho strabuzzato gli occhi, perché voglio dire, se questo è il suo concetto di discorso. Hai strabuzzato? Mi ristrabuzzi gli occhi, per favore? Sì, però voi avete seguito alla lettera. Ma che seguito alla lettera? Cioè, assolutamente avete fatto casino? No, perché tra l'altro sui giornali è passata questa cosa che noi abbiamo fatto la rissa, ma noi abbiamo detto onestà,
No, detto, dopodiché, no, detto a no, tono elevato, urlato, detto. No, urlato, detto a tono elevato, in realtà siamo 91, onesta. Quindi se dice onesta, proviamo a dirlo in tre, senti il volume, onesta, aumenta man mano. Che tra l'altro era un vecchio, era un pezzo di repertorio, sì, era Rodotta, era un pezzo, non nostro però, questo era dei cittadini in repertorio. Ma voi siete cittadini. Però devo dire che quell'aula fa eco e quindi l'eco ci tradisce, è sembrato più alto il volume di quello che... Come onesta? No, no, faceva semplicemente onesta, io tra l'altro non ho neanche gridato perché ho una voce abbastanza bassa, quindi... È stato onestà, subito. Onestà, onestà, poi mi si becca subito e da lì è scattata, non so perché, alla parola onestà il Partito Democratico è scattato in un no, pugno lì volante. Stava parlando, no, quello dopo è successo. Ma sì, sì, no, in no, realtà lì non stava parlando, non c'era lei, scusa. No, stava parlando no, Palese, io c'ero, infatti. Giachetti ha fatto quell'intervo, ha urlato casino, sì, poi vabbè, dopo ha parlato Selle, si sono picchiati Selle il PD. Se son, senti, no, no, aspetta, ma... attenzione perché io ci tengo a specificarlo, sì, è partito il PD nei confronti di Selle, perché no, no, è partito con un pugno volante dall'alto verso i banchi di Selle. Del Partito Democratico, ma no, no, non c'è un pugno solo? No, non mi ricordo, francamente. Ma c'era ancora il pugno chiuso al PD? Ah, ho voglia. Non si sono scongelati come hanno suggerito a noi. Cioè, nemmeno nella rissa. Allora, interpretazione autentica. È partito un pugno che non si sa bene da chi? Io non me lo ricordo perché le garantisco che in questo momento è facile dire ma come ha fatto a non notarlo. Però lì erano già diverse ore che... In questo momento, do you like più per Minta? Si sente che sono di Cuneo. No, no, guardi, avevo per un attimo pensavo fosse, non so, di cioè, Manzara devo del dire, Valle. Scusa, cioè... adesso... Una di Cuneo, cioè sì, come la Sant'Anchè, come la Ravetto, come la Tugo, come Briatore. Sì, come Costa anche. Anzi, io sono proprio di Mondovi, quindi Mondovi, della città del Biciministro Costa. Tu li porti i soldi in Svizzera come Assolutamente Briatore? No, li tengo in una banca della provincia di Cuneo. Di Cuneo, certo. Di Cuneo. Cioè. Senti, di ma Cuneo. Hai parlato di Speranza tu prima, Fico da noi ha detto che Speranza è un bugiardo e che rigira sempre la frittata. Beh, direi proprio, è andato a dire io con la collega Dadolo ho dialogato ma lei continua a dire di no. Con questa voce di Speranza? Sì, praticamente sì. Questa è un'interpretazione autentica mia, potete rivedere. Però, scusi, i filmati. Da quello ho capito, se Speranza le dice di fare casino per sospendere la seduta, sta tramando contro Matteo di fatto Speranza. Perché Matteo sta vuole tentando di contenere i suoi, perché i miei sono 91 ma i suoi sono 300 e rotti, e quindi riuscire a tenere, voi l'avrete sicuramente notato, che all'interno del Partito Democratico, mi rivolgo anche al cartonato perché non vorrei offenderlo, sono in molti di più grazie al premio di maggioranza di quello che siamo noi, e non sono tutti tanto coesi soprattutto sulle mentre riforme, mentre voi quindi, siete proprio coesissimi su queste riforme era impossibile non essere coesi, cioè. Siamo stati persino coesi con Brunetta, ma coesi anche con gli ex? Ma gli ex facciano quel che facciano per fatti loro. Ah, non siete loro. Coesi con gli ex, ma certo. Se loro sono coerenti con quello che hanno detto fino all'altro ieri, saranno contro anche loro le riforme. Lei è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Oggi quanti ne avete espulsi? Oggi nessuno. Ah, come mai? Per ora però, perché siamo solo all'ora di pranzo, quindi. Che è successo oggi? Come mai? Vi siete distratti un attimo? A che media andate? Perché mi sembra un al giorno, no? No, dai, un po' di meno. Non ce l'avremmo fatta neanche volendo. Senta, ma perché sono usciti gli altri? Da noi Fico ha detto per i soldi. Ma sì. Ma non è certo un problema di democrazia interna, altrimenti non avrebbero aspettato fino a un certo punto per andarsene. Poi. Quindi per i soldi l'hanno fatto? Ma secondo me sì. Tutti? Poi dovreste far venire... Dovreste farle venire qua e chiedere a loro. No, per esempio, di la Bencini. Allora, ci sono state una serie di situazioni differenti. Detto questo, sicuramente l'ultimo gruppetto di nove non era... L'hai presa alla larga. Un pochino, capogruppo. Scusate. Del Movimento 5 Stelle alla Camera. È la deformazione professionale. Senti, mi sembra aver capito che il complessino inutile ha una voglia pazzesca di farti una domanda cantata. Possiamo farla? Certo, dovete. Facciamola. Ma vanno via 5 stelle, tutti se ne vanno, è Fabia, è una moria, provaci a spiegare almeno tu la verità. Però loro vogliono la verità, non si accontentano di mente verità. Quanti sono, insomma? Ragazzi, però dovete chiederlo a loro. Sì, ma tutti per i soldi. Allora, io continuo a dire, perché non si chiede a tutti gli altri, invece perché continuano a restituire, mentre quelli protestavano costantemente per i metodi, per i modi, per il posto in cui si andavano a buttare i soldi. La domanda non era la domanda. Oggettivamente... Vabbè, se non vi piace la risposta, però... Senta, ma lei... No, perché noi, la Bencini ci ha detto che è una bugia, cioè che lei restituisce i soldi. Vabbè, logico, mica può dirvi... Che le faceva vomitare l'ambiente che c'era.
c'era nel Movimento 5 Stelle. Prendeva i soldi e ci comprava degli emetici. Sì. Esatto. No, beh, ho capito però quello che dice la Bencini, insomma, è la sua legittima opinione, la sua. Io continuo a, tra virgolette, difendere quello che è il mio gruppo. Noi '91 tutti restituiamo, per cui sembra una sciocchezza, però dire ai cittadini italiani noi prendiamo 3.000 euro al mese, fine, con i rimborsi delle spese, tutti rendicontati, per cui potete andare sul sito tirendiconto.it e sfotterci anche delle rendicontazioni che non vi piacciono. Certo. Vi rendete conto? Sì. Quindi è bello che c'è tutta la striscetta. Sì, ci sono avanti, le faccine. No, è molto divertente. Se uno non c'è niente da fare nella vita, ma ti garantisco che c'è un sacco di gente che ci va. E ci interpella. Vabbè. Però adesso parliamo di politica. Tu ti chiami proprio Dadone o è un soprannome? No, ma figuriamoci. Ne avrei scelto uno più carino. Tipo? Potete scegliere un altro cognome. Come si sarebbe piaciuto chiamare? Oddio, non sono molto fantasiosa, però sicuramente non Dadone, perché poi con la cadenza piemontese suona anche male. Come si dice in piemontese? Dadone. Dadone. Come Cuneo. Dadone. Quindi le piace il Brodone? Il doppio Brodone. È che questo cognome con la cadenza piemontese proprio fa notare a tutti la mia provenienza geografica. Non potrei nasconderla neanche. Ma tu hai un soprannome? No. Fabiana e sì, basta. Sì, Fabi? Sì. Fabi sì, va bene. Fabi? Sì. Ma è da bambina? Fabi? I miei genitori mi chiamavano la bambina perché eravamo solo due fratelli, io ero quella piccola. Per prendere le distanze, diciamo. Per riconoscere il maschio dalla femmina. Esatto. E lui com'era? Il bambino? Il bambino. Mio padre mi chiama bambina ancora oggi come soprannome, ma ha perso un po' di vitalità. Senti, bambina, il simpatico Lauro voleva farti una domanda, ma si vergogna. Ma non è vero, no. Prego. Dice, chiediglielo tu. No, ma io l'avrei fatto, non è che ho. Ti faccio una domanda proprio come se fossi lui. Ecco, io sono il simpatico Lauro e ti chiedo. Ma il Dadone è trattone? No, vabbè, ma questa non è proprio... Me l'hai detto tu stasera, ieri sera, chiedi tu che io mi vergogno. Capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, come risponde? Accidenti, un minimo di rispetto. Ma come accidenti? Una volta dicevate... No, onestà, se lo ricorda? Vaffanculo! Come accidenti? No, beh, io... Lei come lo dice, diciamo... La parola d'ordine. Come la dice? No, che parola faccia d'ordine? Non vorrei essere stigmatizzata dalla Boldrini anche a distanza. No, non c'era, non ci ascolta la Boldrini. Come lo dice lei lo slogan di Beppe? No, lo slogan per me è onestà. Quella parola questa non la Beppe dice. Più spigliato. Si rifiuta di dirla proprio. Non è consono, diciamola così. Ma non è la tua tazza da tè, vaffanculo, questo vuoi dire? Ma glielo dite allora a Grillo? Ma no, ma Beppe fa bene a dirlo, d'altronde interpreta il pensiero di un sacco di gente. Però allora lei non interpreta il pensiero della gente. No, io lo interpreto semplicemente... Che cosa dice? Accidenti. Accidenti. Però vabbè, vuole mettere... Accidenti! Quando mi cade tipo una bottiglia da un litro e mezzo di olio per terra, non è che dico accidenti. Accidenti? Non dico però prova a urlarlo. No, dico parole un po' meno consone, ma non tipo? Questa. Tipo? No, non la posso dire, ragazzi. Ah, allora le dici. Sarò ma vabbè, è logico, come accidenti. Tu. Questa è Radio 2, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che dice accidenti! Non urlare. Un giorno da pecora. A Un Giorno da Pecora, Francesca Fornario è onorata di presentare in tutta la sua autorevolezza il vicepresidente della Camera, Simone Baldelli, deputato di Forza Italia. C'è Forza e poi c'è Italia. Io sono quello spazio nel mezzo. Perché siete divisi? No, siamo tutti Berlusconi. No. Quindi le riforme di Renzi le voterete sì o no? Io a questa domanda rispondo con un chi può dirlo. Ma che risposta è? Potete scegliere fra due ore di risposta senza che io dica nulla o un chi può dirlo. Baldelli, ma allora poi non potete accusare Renzi di fare il bullo. Brunetta rivendicava di averlo inventato lui. Amore. Baldelli. Bullento. L'ho detto prima io. No. Brunetta rivendica sempre di aver inventato lui tutto. Ma lo lasci in pace. Le Marche le ha inventate Brunetta. Le inventate io le Marche, sai. Quando ero ministro. Dai. Non c'era mica prima, sai. Baldelli. C'era l'Emilia Romagna e l'Abruzzo. Dai. Poi io da ministro ho inventato le Marche. Ma un po' di contegno. Baldelli, le ricordo che lei è il presidente della Camera dei Deputati. Quando presiedo Brunetta poi mi attacca. Presidente, no, dai. Devi darmi la parola. Ma siete peggio dei ragazzini. Presidente, io ho un nome. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti. Oggi con noi c'è Fabiana Dadone. Dado, Dado, Dadone. Dado, Dado, Dado.
capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, la donna che dice a Di Battista adesso dici questo, dice a Fico adesso fai questo, cioè lei comanda tutta la Camera 5 Stelle. Così, un pugno sul tavolo e tutti eseguono. E ti ubbidiscono? Figurati. Chi è che fa quello che vuole, Di Battista? Ma no, ma noi siamo un gruppo in cui si deve discutere tutto. Tanto poi decide Grillo, anzi Casalei. Ma che decide, mamma? Mi avesse dato una mano in questa settimana, anziché star sana a casa Grillo. Sua, Grillo. Ma no, adesso deve venire, che, no? Che lo descrivono come un... Sì, deve venire, sarebbe... Sì. Chi va da Mattarella in, beh, incontro? Sicuramente il capigruppo di Camera e Senato. Quindi va anche lei? Sì. Quindi lei, Grillo e Cioffi? Sì. Porco cane, Cioffi, non ditegli di vestirsi però in un modo... No, ma dai, Cioffi è bello così. Cioè, voi bello così? Poi valutiamo a chi altro... Sì, cioè, voi andate dal presidente Mattarella e gli chiedete reddito di cittadinanza, i nostri punti, le leggi anticorruzione, quelli che sono per noi i punti basilari. Sì, ma che gliene frega Mattarella, cioè, con tutto rispetto, nel senso, non è mica lui per che... instaurare anche un dialogo col nuovo capo dello Stato, visto che col precedente diciamo che il dialogo non c'è stato molto. Ci auspichiamo che con Mattarella... Ma il capo dello Stato non conta niente, non, cioè, è che... non è che lui che decide il reddito di cittadinanza. Ma no, ma questo è... mi pare evidente, per fortuna, altrimenti saremmo in un regno. È evidente, come siamo stati... è evidente, ma dai, però non mi potete sfottare. No, si figuri, ma smetti di riprendere. È vero che volete dimettervi tutti da sì, parlamento? L'avete detto, sì, ma questa cosa qua la diciamo dall'inizio. Dite così per dire. No, non è che la diciamo così per dire. È una cosa tipo la Di Battista, No, no, assolutamente no. Ma vi dimettete quindi? Ma sarebbe... Noi tentiamo di coinvolgere tutti, no, perché il discorso è che... guardi. Allora, io mi posso... No, ce la possiamo andare anche oggi pomeriggio. Il problema è che se ce ne andiamo noi, questi qua stanno da soli. Domani si approvano cose peggiori di quelle che hanno fatto fino ad oggi con un'opposizione. Sarebbe un gesto importante, però guardate in queste riforme, e quello che si è visto tanto è stato che tutte le opposizioni, non solo il 5 Stelle, che sono noiosi, che gridano, che sono avversori, che gridano onestà o serva, hanno detto qualcosa, e quindi il fatto com'era che fossero tutti... Serva era nei confronti della presidenza. Ma com'era il coro? Serva. Ma come no? Com'era? Siamo poco fantasiosi. Ma chi è che lancia i cori? Lei che è capogruppo o c'è... No, io... Chi c'è? No, vabbè, l'abbiamo deciso lì. Che insulto facciamo? No, in realtà è venuta fuori in maniera abbastanza automatica. Perché... Ah, wow, yeah. No, in realtà avevo lì i delegati d'aula sotto e ho detto: ma questo è incredibile, la presidenza si rimette a tutto quello che chiede la maggioranza, quindi è serva della maggioranza. Era la Sereni? Era la Sereni, sì, avrebbe potuto essere chiunque, anche chiunque in quel momento. Se era Giachetti, servo. Logicamente diamo. Non vorrei mai che la Boldrini si offendesse, perché lei su queste cose è molto, molto attenta. Assolutamente. Permalosa? Permalosa, lei cita la presidente, quindi se avessimo gridato servo a una presidente donna. Allora lei avrebbe detto allora. Ci avrebbe stigmatizzati. Diciamo. Andrebbe mai a cena con il presidente Boldrini? No. Perché no? Perché non avremo, credo, nulla da dirci più di quanto ci diciamo già fino adesso. Tipo serva e dai, ma spello. No, esatto. No, in realtà abbiamo anche dei dialoghi che sono... Privati, SMS. No, privati, no, però a volte da presidente vengo convocata immediatamente. C'è stata la rista PD e SEL, immediatamente convocata dal presidente Ladadone, che si reca dalla preside e si è fatto un dialogo in cui ha detto: guardi che... Non è la preside, comunque è la presidente. Sì, più o meno, siamo lì. Per lei come la preside? No, vabbè, era l'esempio, era quello. E l'ha mandata dietro la lavagna? Mi ha mandato dietro la lavagna con un cappello a punta. Bambina, seppur non bambina. Aspettasse a me quel cappello a punta, aspettasse ad altri. No, comunque i dialoghi si fanno. Il problema è che se la presidenza si ostina a non essere indipendente e a fare tutto quello che dice la maggioranza, ci troviamo nel solito circolo vizioso. Quello. Katia Ricciarelli, lei andrebbe a cena o a pranzo con la Boldrini? Non vado a cena con persone che non conosco. Magari era un modo per conoscervi, iniziare a conoscervi, no? Non lo so, no? No, prima la vorrei conoscere, poi decido. Senti, Katia, mi sembra che non ti sia simpatica, mi sembra aver capito, vero? Era una battuta, così tutta in cui mi sentivo di rispondere. Così, tutta in cui. Katia, hai visto il festival? Ho intravisto, guarda. Cioè, c'aveva qualcosa davanti? Cioè, no. Sì, avevo i paraocchi. No, perché no? Signora Ricciarelli, scusi, in che senso? Cioè, non lo vedeva nella casa di vicino? No, perché di solito di sera, non interpretate male quello che dico, di solito di sera lavoro. Certo, no, nel senso che canta. Però scusami, Katia, però fallire proprio il festival vinto dai tre tenori, dai tre tenorini, insomma, almeno... No, non ti pare? Le è piaciuto il volo? Il volo mi è piaciuto? Sì, il gruppo. Non era, secondo me, assolutamente una canzone che sarà facile, insomma, cantare un po' così, si schiettare, quindi... Ma
non so, perché quando si canta in tre bisogna fare la divisione, un po' così. Dobbiamo anche andare d'accordo. E bisogna andare d'accordo. Ascolta, ma mi vuoi far dire cose che dopo mi arrestano? Si può ancora parlare male. L'hanno arrestata . Qualche volta per delle frasi sul volo, signora Ricciarelli? Ma di solito diciamo che non mi hanno arrestato male, però mi hanno sempre detto che sono una che dice quello che pensa. Ma fa bene. Senta, signora Dadone, lei che è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, ha visto Sanremo? Come facevano? Era in seduta a Fiume. Sull'Aventino, non c'era... Ah, vabbè, ma io ho seguito l'aula, non è che me ne sono andata. Ah, perché lei stava rimasta. Comunque, signorina. Signorina, vabbè, non è ancora sposata. No. Io ho seguito, diciamo, il mio lavoro, però qualche cosa ho sentito un po' di qua, un po' di là, insomma. Certo. Katia, quest'anno è uscito il tuo secondo libro, Da donna a donna. La mia vita melodrammatica. E certo, perché adoro il melodramma io, anche perché un sipario più bello della vita non c'è, insomma, un palcoscenico più bello, diciamo, per il melodramma della vita. È un'autobiografia, diciamo. Sì. Certo. Ma l'autobiografia non è... Quante cose succedono anche alla Camera, vero? Lo so, però scusa, Katia, le autobiografie si scrivono quando si è nell'ultima parte della vita, sì. No? Tu che sei una ragazzina. Ma io infatti sono convinta che avrò ancora tanti anni da vivere, certo. quindi può scriverne ancora un'altra. Un paio, perché dico le cose un po' alla volta, capito? Hai ragione, non tutto è subito, quelli che svelano tutto aspetto è subito. Aspetto che muoiano tutte le persone. Sansone, certo. Però hai scritto una cosa fondamentale nel libro, racconti che tu eri innamorata di Maurizio Costanzo. Ma no. Ma io ho sempre avuto una grandissima ammirazione. È diverso, scusi, signora Dadone, lei che è capogruppo alla Camera. Scusi un attimo, signora Ricciarelli. L'ho letto su un libro io. Ricciarelli, dobbiamo fare chiarezza. Signora Dadone, lei che, che è capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, tra ammirazione e innamoramento c'è differenza? Dice di sì, capogruppo di 5 Stelle. Come la interpreto io, sì, però la signora Ricciarelli. No, senta capogruppo. Capogruppo. Capogruppo? Senta, capogruppo. No, io volevo dire che tra essere innamorata, eccetera, un uomo, un uomo magari stupido che non sa parlare, io preferisco vivere tutta la vita assolutamente con un uomo che ha un cervello che si rispetta. Ecco, perché tu hai scritto senso io sono stata sempre innamorata di Maurizio. Oh, e corrisposta? Corrisposta in questo senso sì, perché anche lui ritiene che io abbia un cervello. Vedi che complimenti che ci facciamo. Certo, sì, no, ma dico non c'è mai nel senso corrisposti. Sì, perché scusami, domenica sera da Fazio la De Filippi ha detto che lo aveva capito. Sì. E gliel'ha anche contestato a Maurizio. Maurizio ha sempre negato. Ma figurati, se la Maria De Filippi pensa. Guardi, l'ha detto da Fazio, guardi, vada a vedere, proprio nella parte finale di domenica, ha fatto una telefonata e dice che lo sapeva. Bene, allora mi ha sopravvalutato, sono contenta. In che senso? No, perché lei ha scritto, scusi, Cerelli, che l'avrebbe sposato proprio. Ma sì, mi piace avere in casa una persona così. Vabbè, che prendi bello. La cameriera, scusa, che vuol dire? Una persona con la quale poter parlare, poter scherzare, poter dire tante cose. Poi sa una cosa, c'è da dire questo, che io fin da quando ho avuto l'età della ragione mi sono sempre affiancata a persone con grande cultura. Per esempio ero innamorata anche di Paolo Grassi. E lui lo sapeva? Certo. E la De Filippi se ne era accorta? Lo sapeva ed era innamorato anche lui di me. Certo, e siete stati insieme, no? No, ma questi sono affari nostri. No, certo, beh, dice che... A parte il fatto che poverino è morto anche lui. Vabbè, certo, questo prima o poi tutti, cioè Ricciarelli, succede. Io, comunque l'ho letto in un libro, da donna a donna, la mia vita è melodrammatica, non è che... Sì, non è che comprimibili. Però, signor Ricciarelli, per esempio, anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle era fidanzata addirittura con un chitarrista metal. Sì! Ma chi ve l'ha raccontata? Ma lei non si preoccupi, cioè, ma è vero, cosa... Chi? Sì. Ma che gruppo era? Ma era un gruppo della mia zona. Ma non lo butti giù così, come dire, faceva schifo. No, nel senso non uscivo col chitarrista degli Iron Maiden. Ma come si chiamava il gruppo? Gli Stigma. Tu sei ancora... Ma faccio pubblicità da anni di distanza. Sì, ma se si chiama Stigma. Sì, stigmatizziamo. Ma io rimango sempre nell'ambito. Sì.
Io quello vorrei capire. Ma come ha fatto un capogruppo a venire lì da voi? Guardi, viene chiunque da noi, cioè non c'è proprio. Se ne vada, fuga. Ma io in realtà ero una fan del programma. Quindi quando lei faceva. Facevo la pratica in uno studio legale della mia provincia e con il mio Dominus, l'avvocato presso cui ho fatto la pratica, ho seguito per 2 anni questa trasmissione. Cioè, perché l'obbligava... No, è stata lei a farmela conoscere. Cioè, era la punizione? Sì. No, hai sbagliato tutta questa cosa. Anzi, mi avete garantito delle ore di risate sul lavoro per 2 anni. Quindi... Guarda, sei ancora metallara? Eh? Scusa se uso questa parola, no, prego, ma sei ancora metallara? Sì. Certo. Sì, mi camuffo solo meglio. Senta, signora Ricciarelli, c'è una domanda che io devo farle perché l'anziano Sabelli mi costringe, ma non vorrei. Ma non è vero, farla, io assolutamente. Sono capace da solo. No. Katia, non dargli retta. Ma non deve, guardi, io non. Voglio, non ma no, coraggio, buttatevi. Senta, signora Ricciarelli. A lei piacciono i Ricciarelli? No, ma per favore, dai. Lo sa che mi fanno schifo. No, ma perché le fanno schifo, scusi? Perché sono troppo dolci. Ma no, ma non le piacciono le cose dolci? No. Non troppo. Signora Dadone, troppo. A lei... Io sì, sono una fanatica. Dei Ricciarelli? Cucino anche dolci, no, di qualsiasi cosa dolce. No, i dolci mi piacciono moltissimo. Ma deve essere più nosabondo possibile. Ma non debbono essere troppo dolci, perché altrimenti, come che si dice nel Veneto, è stomaghevole. Il dolce stroppa, stomaghevole. Cioè, si dice... Senti, Katia, tu che sei un'esperta, io ho letto Pippo Baudo, che ha detto che lui vorrebbe ritornare a condurre il Festival di Sanremo. Secondo te, tornerà mai a condurre il Festival di Sanremo, Pippo? Bah. No, non credo. Però ha visto che Carlo Conte... Carlo però Conte... chiedetelo. Sì, adesso quando chiami... lui ha già detto che vorrebbe tornare, ma secondo te sarebbe in grado? Sarebbe in grado? Io dico onestamente che i festival di Pippo sono ancora là... Fermi. Veramente nella bacheca. Sarà difficile spiazzarvi. Dico Pippo per dire anche... gli altri al suo livello, voglio dire, ma i grandi conduttori. Beh, sì, con tutte Senta, ma Carlo Conti è il nuovo Pippo Baudo, secondo lei? Ma guarda, io sono sempre stata contraria. Senti, ti do del tuo. Per ma guardi, faccia come vuole, signora Ricciarelli, per me è una... Ma no, mi chiama signora Ricciarelli, signora Katia. Mi sembra di essere tua nonna. Allora, sì. No, Katia, non è quello, è il rispetto dell'artista. Ah, il rispetto si ha in un altro modo. Katia, non allora, è vero poi, È vero, ti dico onestamente che adesso mi hai fatto perdere il filo, dimmelo. No, se Carlo Conti è nuovo Pippo Baudo, lei dice che non si può mai fare paragoni, guarda, però... Ma no, non si fanno i paragoni. Io quando sono uscita fuori, vale a dire anni e anni fa, mi dicevano, è la nuova Callas, la nuova Tebaldi e la nuova... Aspetta, brava, un accidente, e ha qualche cosa della Caballé. Mia mamma si incavolò tantissimo quella volta, ma basta, l'ho fatta io, avete capito? Mia figlia l'ho fatta io, perché ha preso di questo, ha preso dall'altro, quindi non bisogna mai fare di questo. Non ti hanno mai detto se è la nuova Risa, per esempio? No, per sapere. No. Senti, ma Carlo Conti è bravissimo, perché ha fatto rimettere insieme, ha cercato di far rimettere insieme Albano e Romina. Sì. E non c'è riuscito. No, non c'è riuscito perché Albano non ha dato il bacino. Ha dato il bacino. A me sembrava che gli avesse dato una morsicata. Una morsicatina, certo, sì. Se non sembrava, non c'era ormai. Ma invece lui la cosa che doveva fare era provare a riunire la signora Ricciarelli e il signor Baudo. Quella sarebbe stata uno scoop fantastico. Lei ci sarebbe andata al festival? Ma io sono molto giocherellona, scherzosa e ironica. Io non ho mai avuto rancore nei confronti di nessuno, né tantomeno del mio ex marito. Però Pippo sembra in effetti Pippo. No. Ma che c'è? Mi dispiace che tra di noi non ci sia un rapporto di civile, diciamo, così, non dico di andare a mangiare fuori la pizza e darci le pacche sulle spalle, così, però un minimo di ciao come stai. Neanche ciao non vi sentite mai? Mai. Ma lei chiama e lui non risponde? Io non chiamo più e non ho mai chiamato perché forse e lui non chiama. Qualche anno fa, per fare gli auguri una volta devo aver chiamato. Però niente. Senti, ma se Carlo Conti vi avesse chiesto di venite qui sul palco e cantate insieme come Romina e Albano, andata. Pippo però canta soltanto Il tuo nome è Donna Rosa, che non è proprio il tuo. L'anno prossimo ci saresti andata. Che cosa avresti cantato? Ma niente, una cosa con lui l'avrei cantata anche divertendomi, peraltro, perché
Insomma, voemos tanto bene, dai. Voemos tanto bene. Senta, l'anno prossimo ci proviamo. Signor Ricciarelli, guardi, c'è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera in studio con noi. Ha votato 5 Stelle, lei? Ma non no, si chiedono queste come cose. Come no, come non si chiedono? No, no, no. Io sono... No, io ho PD convinta. Una grande ammirazione per Grillo, lo conosco da tantissimi però, anni. Però, quando si comincia così... Ma no, 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 che c'entra? Sono più vicina a lui di Matteo. Ecco, sono più vicina a lui che a Matteo. Ma, capogruppo 5 Stelle da donne, cosa ha capito? Ha votato per voi? No, io non chiedo, lascio... Lascia. Sì, lascio il segreto. Sì, beh, questo ci mancherebbe ancora. Signora Ricciarelli. L'importante è che io esprima la simpatia per la... La capogruppo è già tantissimo, chiamiamolo così, grazie. Capogruppo non c'era Fabiano, e poi e poi non si sa mai, certo è che siamo messi male. Grazie per queste parole di speranza, signora Ricciarelli. Il suo no, libro no, speranza è un accidente, no. diamoci da fare. Deve aver parlato con Mattarella, forse da donna a donna. La mia vita velodrammatica, il libro di Katia Ricciarelli. Grazie, buona giornata. Questa è Radio 2, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la speranza. Renzi in direzione PD. Questo non è il mercante in fiera. Lì ci sono le rondini, qui i gufi. Pecora, 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 pecora. Un giorno da pecora. Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. E caro il mio anziano Claudio Sabelli Fioretti. Oggi con noi c'è Fabiana Dadone. Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Senti, Dadone, la bambina, tu prima hai un po' cincischiato con la Boschi, insomma, cioè, in realtà, insomma, non sappiamo di che parlare, cioè, tu te la sei presa con lei, l'hai trattata malissimo. Se la ricorda quella volta, senta che cosa gli ha detto alla signora Boschi, senta. No, me lo ricordo. No, senta, magari qualcuno non lo sa. Ha ragione, chi ci ascolta potrebbe essersi perso. Cioè, la seguono in tanti, però magari uno non sa tutti i suoi interventi. Sentiamo cosa ha detto alla Boschi in aula. Guardi, tanto per parlare di fronte a un governo che parla al cellulare con non so chi, me ne frego di parlare con questo governo. Ecco, lei ce l'aveva col ministro Boschi perché stava parlando al telefonino. Ha detto anche me ne frego. Me ne frego. È il passo precedente al vaffanculo. All'accidente. Ma questo lo dicevo. No, all'accidente, sì. La parte, diciamo, più... Allora, io vi dico solo una cosa. 50 ore di dibattito sulle riforme costituzionali, 10 minuti di presenza del ministro Boschi, di cui 5 al telefono. Poco importa con chi parlasse, che fosse il tempo sbagliato, il momento sbagliato. Però il ministro Boschi diceva che stava parlando con qualcuno per Palazzo Chigi, perché non ci sarà mai dato sapere. La liberazione di Vanessa e Greta. Sì, io l'avevo preso sul giornale un quarto d'ora prima. Non crede che lei stesse parlando con Palazzo Chigi? Ma io dico che ci sono altri modi per comunicare. Cioè, ci sono tutti i commessi che portano i fogli di carta solitamente, oppure si chiede una breve sospensione per un annuncio. Comunque, ma tu non parli mai al telefonino? Sì, beh, ma io non stravolgo la carta costituzionale non ci essendo mai presente. Lei ha detto che la speculazione del ministro Boschi mi fa ribrezzo. È vero, certo. Ribrezzo. È vero. Ma vi siete poi chiarite? Chiarite, ci siamo detto. No. Che cosa ci dobbiamo chiarire? Per sapere. No. No, non mi sono neanche chiarita con chi sulla rete mi ha... No, basta la rete, ancora la rete, siete ancora legati alla rete. Noi siamo così, siamo da te. Sì, no. Noioso. Senta, lei Sanremo non ha visto niente, No, ho visto due cose spizziche e bocconi. Tipo, che non è credibile. Ho visto che c'era... Aspetta. Ho visto che c'erano Albano e Romina, sì. Poi? E il finale con Neck che basta. Faceva il tifo per Neck lei? Non gliene fregava niente proprio. Perché lei è solo metal, solo... Sì. Qual è la canzone più umana, diciamo, che l'avvicina al paese, che le piace? Non so, qualche cantautore italiano, qualche... No, se mi piace Battisti. Come dici? Battisti. Battista? Battisti. No, ma Battisti. No, Battista è andato via. Battista, sì. Ci ha lasciati. Esatto, no. Malika Ayan, terza al Festival di Sanremo. Eccomi, buon pomeriggio. Ma è ancora Sanremo?
signora Ayana? No, no, io sono già a Milano da ieri. Ah, è stata... Malika, vorrei prima di tutto chiarire una cosa. Sì. Mi sei costata un euro e un centesimo. A tutti, tutti. Sì, abbiamo votato... Che meno di un quotidiano, dai. Questo assolutamente. Sì. No, volevo anche votarti due volte, ma ho detto no. È la qualità del voto, non la quantità. Esatto, però gliel'ho detto all'anziano, non votare, ma compra il disco su iTunes. Vabbè, però... Esatto, l'hai scaricato il singolo, Claudio. No, lui... certamente io l'ho scaricato. Io 4 milioni di podcast. Ma tutte quelle cose peer-to-peer che scarica tutto illegalmente. Ah, sì, chiaramente. Fammi capire una cosa, ma tu lo sai che se non ci fosse il televoto, che è una cosa tremenda, tu avresti oggi la vincitrice di Sanremo? Però esiste il televoto, ma a me va bene non essere la vincitrice di Sanremo. Tutti quelli che hanno vinto Sanremo alle edizioni a cui ho partecipato io, a parte Marco Mengoni, non hanno fatto carriere. C'eri anche quando c'erano i Giallis, forse. Infatti, esatto, io penso sempre a loro quando mi dicono, quest'anno vinci tu, ma meglio di no. Cioè, lei dice che può portare sfortuna vincere in Sanremo, come il trofeo Berlusconi nel calcio, cioè tra Milan e Juve chi lo vince, poi non vince mai il campionato, era così. Ma più che portare sfortuna, direi che non è così rilevante, ecco. Non è la volpe l'uva, No, ho capito, però scusa, allora anche arrivare terzi non è rilevante, scusa, Ma infatti la cosa rilevante è che oggi in radio il brano è settimo in generale, non nella classifica sanremese che di cui è primo, ma... Lo abbiamo appena messo, per dire. Per esempio. Scusa Malika. Se le vendite vanno bene... Noi lo abbiamo appena messo, se hai sentito prima di collegarci con te c'era il tuo disco. Ecco, mi devi dare un euro e un centesimo, esatto, se ti dispiace mandarlo. Noi siamo un po' tonti, ma non abbiamo capito bene se è un pezzo positivo o negativo. Cioè né buone idee né baci per strada. Lasciarsi. Allora il punto è che basta leggere il testo e si capisce di cosa parla questa canzone. Sì, se si prendono le frasi isolate, non avendo scritto io. No, ma guardi, noi non capiamo niente già di nostro in generale. No, capivamo se è uno che l'assenza di vitalità nel presente. Non so quello che ho detto. È esattamente il contrario. Esatto, era quello. Lo dice. Stiamo molto bene, stiamo bene. Poi, non è quello che ci spetta, né buone idee, né baci per strada. Esatto. Forse già domani, figurati. Ma quindi è negativo al futuro? Non è negativo al futuro, il punto è, pensa oggi e scassano i ball, no? Certo, insomma. Però silenzi per cena, uno si immagina che prima o poi non c'è niente da mangiare, trova a tavola e non si parla più, no? Esatto. Sì, ma la domanda che ci facciamo, troveremo un senso a noi che non cambiamo più? Inshallah, direi. Inshallah. Senta, signora Ayana, in studio con noi oggi c'è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, la signorina Dadone. Buongiorno. Non vi conoscete? No. No, vabbè, per adesso non si arrabbi. Senta, ma c'è stato un momento in cui ha pensato che avrebbe vinto, signora Ayana? Oh no, assolutamente no, proprio perché era matematico che non succedesse. Certo. Guarda, noi l'abbiamo capito, quando hai vinto il premio della critica ha detto niente da fare. Esatto, ma non è detto, c'è stato il primo anno in cui ho partecipato e Arisa aveva vinto tutto lei, che c'era da vincere l'ha vinto lei. Ma Arisa è... Arisa. Senti, ma hai sentito come ha stonato la Nannini? No, non l'ho sentita io, però ho sentito che non ha preso l'attacco. Ma sì, due volte. Stavo facendo un'intervista a Radio 2. Sì. Ma ha sbagliato l'attacco. Ma è una cosa che può succedere? Certo, può capitare. È una canzone che canta da mille anni. Ma magari non si distrae, proprio perché la canta da mille anni. Ma tu hai mai stonato? Ma io certo, sì. Capita spessissimo. Dopo hai detto, ho fatto un troiaio, come ha fatto lei, come ha detto lei. No, io cioè non troiaio non è un'espressione che uso, però ginepraio. Magari ho delle analogie che non vogliamo sapere. Ve le dico in privato. Allora no. Senta, ma le capita che quando canta pensa ad altro? Ma no, allora dipende. Se sto facendo le prove, quindi devo solo capire se sto sentendo bene, magari sì. Però se canto e penso ad altro, la gente se ne accorge e si sente truffata e Senta, quei tre ragazzini che hanno vinto, ti piacciono?
Ma loro sono molto bravi, però adesso insomma sono anche giovani, quindi devono... Non sono curiosa di sapere cosa fanno. Non le piacciono, signora Iazzi, per capire, sintetizzare, adesso noi non capiamo i testi. No, questo lo stai dicendo. Sì, no, ma scusa, abbiamo qui... Scusa, abbiamo qui il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Secondo te, Dadone, gli piacciono o non le piacciono o non le piacciono? No, non me ne voglia, però mi pare di aver capito di no. Ecco, guardi, lei fa il capogruppo, dialogo addirittura col PD qui, per capire, cioè, il contesto. Che capisce tutto praticamente. No? Signora Ian? Eccomi. Ecco, no, era quello. Va bene, senta, grazie di esistere. Cioè, noi faremo tutti i giorni un collegamento con lei, se fosse per noi, perché è la nostra cantante preferita in tutti i sensi, tutti i lati. Il prossimo anno lo rifai, sì. Il festival. No, no, il prossimo anno no. Basta. Si fa uno sì, uno no. Beh, vediamo. Vabbè, non... Magari anche 3 no e 5 sì. Tanto, chi lo sa? Il disco va a manetta, chi se l'importante, ne frega. L'importante. No, esatto, il disco, adesso esatto, lavoriamo a questo disco che si chiama Naif, e spacciatelo selvaggiamente. Cioè, non è che c'è una canzone più bella di quella di Sanremo, e anche, no? Ma sono tutte molto belle, però molto diverse. Quella di Sanremo secondo me era adatta a Sanremo. Certo. Adesso guarda, Malika, vediamo, per ringraziarti per tutte le emozioni che ci hai dato, ti chiamerò col tuo vero nome, Malika Ayane. No, è Ayane come Zidane, il calciatore. È uguale. Ayane solo nella provincia di Roma, secondo esatto. me. Ayane. Ayanez. Grazie. Ciao, saluti Sandokan, arrivederci, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, Ayane. Senta, signora Dadone, lei che è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, sempre così aggressiva quando è alla Camera? No, ma io sono una persona estremamente tranquilla. Mica tanto, sì. Cosa fa per scaricarsi? Faccio savate. Savate? Sì, ma cosa è quello che ci si lega e ci fa... No, quello è il bondage. Ah, no, no, lo sa però. Bisogna dire savate. Vabbè, ma il mio gruppo è metà costituito di maschi, ragazzi. Fa anche bondage? No. No, assolutamente. E chi no. fa bondage del suo gruppo? Scusi. No, idea, però ho tanti amici maschi, quindi vintage lo faccio, un sacco di vestitini a ruota. Certo. No, cos'è savate? Savate è box francese. Cioè, lei è tipo kickboxing, sì. Adesso ormai praticamente... Box francese, si mena l'altro insultando. Con una elegante. No, cioè si colpisce anche con i piedi, pugni sì, e piedi. Esatto, pugni e piedi, sì. Al muscolo anziché al muscolo? Sì, prendere il muscolo anziché la vabbè, sono... A chi darebbe volentieri un calcio o un pugno? Non lo posso dire, per ma perché no? Il Movimento 5 Stelle, no, apriamo diciamolo. Il Parlamento come una scatola di tojo, cioè la trasparenza, la trasparenza prima di tutto. Non hai il coraggio neanche di dire quello che dice Brunetta, che Matteo è un bulletto di periferia. Brunetta è sempre così rock nei modi di dire. Dica qualcosa di più forte di Brunetta, ha detto che Matteo è un bulletto di periferia. Beh, ma non è che sia proprio una cosa dura, anche perché poi lui fino all'altro ieri votava tutto quello che diceva Renzi e se non uscito Renzi, con e poi ha cambiato idea. Affermazione dura. Faremo vedere i sorci verdi. Ha cambiato idea poi. Vabbè, ho capito. Almeno di una bufala come Di Battista, dai. Fai qualche cosa. Sono altissima, vi va bene questa bufala? Sì. Il New York Times ha detto che una delle bufale dell'anno è quella di Di Battista, che aveva detto che in Nigeria il 60% del territorio è in mano ai fondamentalisti islamici di Boko Haram e la restante parte Ebola. Il New York Times ha detto che è un'affermazione ridicola. Vabbè, è una cazzata. Non è che gliel'ha detto lei. Diba, ha detto una cazzata. Poi non è uno che se lo prende, Diba, no? No. Mi piacerebbe che il New York Times dicesse veramente tutte le belle cose vere che invece diciamo. Ma perché, scusa, se parla perché? Delle bufole, perché parla diciamo un sacco. Siamo lì tutto il giorno a fare denunce, sì, a fare cose un sacco costruttive. Ma voi gliel'avete detto a Di Battista che non si dicono le bufale? Ma direi che l'ha letto sul New York Times da solo. Sì, lui. Da solo. E se l'è presa, no? Ma voi lo prendete in giro, almeno? Ma noi ci prendiamo tutti in giro. Prendiamo tutti in giro. Senta, chi vuole siamo più dei bene? Ragazzacci, perché a Di Battista siamo o a Di Maio? A Fico. Aspetti, facciamolo per volta. Risponda a Di Battista o a... Ma no, guarda che in realtà con questo gruppo non riesco a scegliere tra i due, perché si è creato veramente un rapporto, è diventato una grande famiglia questo gruppo. Soprattutto con quelli della Camera che vedo più spesso rispetto ai senatori. Però sono veramente persone che mi mancheranno tanto. I prossimi espulsi non mi mancheranno, anche perché ce li ho seduti dietro in aula. Ci hanno fatto questo elegante regalo di lasciarceli dietro. Nessuno. Ma cosa devo fare tornare? Perché no? Ma li abbiamo tenuti al caldo fino adesso, se ne sono voluti andare comunque anche senza spellerli. Senta, e vuole più bene a Grillo o a Casaleggio? Ma è ben importante questo. Ma guardi, voglio... Bisogna saper scegliere. Bisogna saper scegliere. Apriremo questo il Parlamento come una scatola trasparente. Non ci ha detto niente.
Ma come non vi ho detto niente? Come no? Vi ho detto tutto, vi ho motivato anche questa finta gaffa con la Boschi. Ma come finta gaffa? No, finta gaffa perché... No, vabbè. Scusa, perché... tu hai detto la speculazione fatta dal ministro Boschi. No, ma questo Boschi è venuto dopo, però il video è uscito molto prima, intitolato dappertutto. Io ho detto un sacco di cose nel merito dei provvedimenti in questi due anni, non sono uscita su praticamente un tubo di nulla. Lo sai ma che su così, questa cosa qua uno ero dice praticamente... molte cose intelligenti, non se lo fila nessuno. E questa la dice uno lunga su... Sai un troiaio, come diceva Giannini. Sai che la signorina, la signorina Dadone, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, me la immaginavo... No, io me la immaginavo proprio così, guarda. Sì. Però sono interessata di sapere come se la immaginavo. Ma io me la immaginavo più... Ti immaginavo così e quando io trovo una persona che mi immaginavo così chiedo conferma a chi? Al divino Telma. Rispondi prendi il cellulare tra le mani. Divino Telma, buongiorno. Divino, come state? Dove siete? Cosa fate? Va bene il protocollo? Il protocollo è stato osservato. Vi salutiamo e benediciamo dall'Università degli Studi di Genova, Aula di Filosofia della Storia. Complimenti. Sì. Senta, Divino, in studio con noi... Filosofia o storia? Filosofia della storia, cioè simile, insomma. Senta, Divino, in studio con noi oggi c'è Fabiana Dadone, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Noi vogliamo sapere da lei che vede nel futuro se la signora Dadone farà pace con la signora Boschi, perché sono un po' litigate. E allora vediamo se il futuro, ce lo dica lei, così ti fa ribrezzo. Certo. Tra Bionde Mora la sfida di epoca, stiamo parlando, questo prestigioso personaggio vidanciano che tutto il mondo invidia l'Italia, è nato a Cuneo il 12 febbraio 1984. Noi gradiremmo la conferma dell'ora natale. Che ora è nata? 8:40 del mattino. 40. Ma non fare così, non prendere in giro, no. Poi vedete, è di Cuneo, inevitabile, già. Talmente terribile l'accento cuneo. Ci ha portato un 8:40 del mattino. Vabbè. Allora, qui abbiamo, ecco, bene, questo bel sestile di Urano è incoraggiante. Bene. Anche Saturno, anche Saturno tende la mano amica. È grande. Il sole è lucente, espansivo, Mercurio, Mercurio è certamente eccezionale, divino. Propizio. E quindi, detto tutto questo, la signorina Dadone farà mai pace con la signora Boschi? Signorina, che lei. Peccato che Giove sia in opposizione. No. Il solito Giove, veramente, non se ne può più di Giove. E la luna nera lascia perplessi, i dotti stanno approfondendo. Il problema della luna nera, ma comunque chi sta approfondendo il problema della luna ma nera? Ma non c'è gente a Calcutta, c'è stato recentemente un convegno come sapete. Lo sappiamo, certo, siamo iscritti. Abbiamo già dato la notizia stamattina. Sì. Detto tutto questo, la signorina Dadone, capogruppo della Camera del Movimento 5 Stelle, farà pace con il ministro Boschi? Allora, poiché il concetto di fare la pace è quanto mai vago, fare la pace. Tuttavia possiamo affermare che la prospettiva appare impervia. Impervia, quindi no, Divino, grazie. Quindi non farà pace con. Ma lei vuole far pace o no? Diciamo no, oppure chi se ne frega? Ma non chi se ne frega, in realtà non siamo mica. Litigate. Ma no, non siamo litigate. Se ti invita a pranzo, ci vai o non ci vai? Ma no, ma cosa devo dire? No, non ci vai. Quindi se lei non si arrende su questa riforma del bicameralismo perfetto. Vabbè, adesso uno deve andare per forza a pranzo con uno che sulla riforma dice le cose che dici tu. No, vabbè, lei l'ha firmata. Certo. Senta, a proposito di pace e guerra, dobbiamo fare la guerra alla Libia? No, secondo noi assolutamente no. Però aspettiamo che il governo Renzi faccia pace con se stesso e ci dica che cosa pensa effettivamente, perché due ministri Renzi, dicono una cosa, uno dice vabbè, poi decide Renzi, sono loro ministri, una cosa, lui ha detto poi lui arriva alle 2:15 guarda tutti com'è che guardava quando è arrivato quella notte in aula, guardava con lo sguardo da bulletto citando citando Brunetto. Ma è un bulletto secondo te? Ma io non è che abbia visto mai i grandi bulletti. La provincia di Cuneo è una provincia di gente tranquilla. Però. Potrebbe essere un metallaro. Quello, no. Proprio no. Senta, signora Dadone, lei proprio che è capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, quando torna da noi? Quando mi invitate, io anche domani mattina torno. Vabbè, sai quando torniamo noi? No, mai non più, so. Scommetto. Non mi volete mai... Noi, da chi te lo faccio dire quando torniamo noi? Sì. Dal tuo amico Matteo Renzi. Matteo, quando è che torniamo? Il primo maggio. Ma che primo maggio? Il primo maggio è la festa dei lavoratori.
mai fatti, dai. No? Il giorno almeno. Giovedì mattina. Ma non andiamo in onda la mattina, non so, l'ora. La mattina alle 6. Sì, vabbè, scusi, Renzi ha fatto così, fa annunci a caso. Renzi è così, lui fa annunci, poi non mantiene. Noi torniamo invece domani alle 13.45, dopo di noi c'è Stai Serena con Serena Dandini. La barzelletta di oggi è di Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli affari esteri. Thank you, goodbye, see you soon. Un giorno da pecora, può finire. A scuola la maestra chiede a Pierino: chi ha inventato la pila? Pierino. Pilato, la maestra. E allora a volta cosa ha inventato Pierino? Lo sterzo. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.